Pace e bene a tutti, fratelli carissimi e sorelle carissime. Oggi è il 3 di luglio e noi festeggiamo San Tommaso, l'Apostolo. Nei Vangeli è chiamato anche Didimo, cioè gemello. È anche da noi ritenuto molte volte con l'appellativo dell'incredulo, il brano di Vangelo in cui lui dice: se non vedo i fori nelle sue mani e non metto la mia mano dentro il suo costato, io non crederò. Però è anche l'apostolo che, vedendo e mettendo e toccando le piaghe dell'amore del Signore, esclama: mio Dio e mio Signore. Quindi è un uomo molto concreto. La sua fede ha bisogno di vedere, di guardare. Possiamo chiedere, per l'intercessione di questo apostolo, che la nostra fede sappia vedere e riconoscere la presenza di Dio nella nostra vita, sappia riconoscere la presenza della salvezza di Dio in Gesù Cristo, amore di Dio, vita di Dio. San Tommaso ci aiuti, interceda per noi e ognuno di noi con gioia e letizia possa esclamare: mio Signore e mio Dio. A tutti pace e bene.